Buongiorno a tutte quante, bentornate sul nostro canale. Allora, oggi io devo fare la conserva di pomodoro, quindi la faremo insieme. Allora, io ho il Bimby qua in sala, l'ho trasportato di qua perché sinceramente è molto più facile, sia per farvelo vedere che comunque c'è un po' più di spazio di lavoro. Adesso poi vi faccio vedere come ho preparato il tutto. Si può fare ovviamente senza bimbi, lo sapete, non c'è bisogno che lo dica. Io non l'ho fatto per il semplice motivo che non ho il passaverdure, quindi sarebbe stupido prendere e farlo cuocere nella pentola, poi ripassarlo qua dentro. Faccio che fare tutto qua e sono a posto. Adesso insieme andiamo a tagliare i pomodori e più o meno vi dico le dosi che ci vogliono, almeno per i bimbi. Se voi avete una casseruola, ovviamente buttate tutto dentro e boh. Il consiglio che vi posso dare, se non lo fate con i bimbi, dovete stare lì a togliere l'acqua ogni tot di tempo. Invece col bimby fa tutto lui, boh. Vi faccio vedere come ho messo tutto il tavolo. Allora ragazze, qui ci sono i nostri pomodori, la bilancia, perché poi dovrò andare a mettere i pomodori qua, ce ne vogliono 1,7 kg nel bimby. Non guardate il caos delle sedie eccetera. C'è il tagliere e il bimby l'ho messo lì così. Quindi io procedo con il tagliare i pomodori, lo facciamo insieme. Adesso vedo se vi metto sopra qualcosa. Ok, adesso poi cambiamo la visuale e la metto qua sul pomodoro. Così vedete anche come faccio. Sperando che la bilancia non mi lasci perché dopo un po' che non pesa si spegne. E poi ricordarmi tutto è un vero casino. Lo so che potrei farlo col bimby, ma non lo faccio. Allora, abbassiamo un attimino. Tagliamo il nostro pomodoro. Questi qua sono i pomodori di mia suocera. E praticamente c'è scritto di togliere il pezzo bianco. Quindi io vado a toglierlo. E boh. Andiamo a togliere anche i semini, che mi sa che ho fatto una cavolata perché non ho preso un piatto. Ok, così metto sia il coso bianco che i semini. Perché se no, se lasciamo i semini, poi ovviamente sapete cosa succede. Quindi così, senza semi, senza niente. Andiamo a vedere. Questa bilancia è andata un po' quel paese. E faccio così praticamente per tutti i pomodori. Io sto usando quelli che mi ha dato mia suocera, quindi sono un misto. Di solito leggo che si possono fare con il San Marzano, però io uso quelli che sinceramente mi ha dato mia suocera. E lo faccio per tutti. Dove vedete che ci sono magari delle ammaccature è nero, andate a toglierlo, tipo qua. Io lo vado a togliere, magari facciamo così, per non andare a buttare tanto coso, fino a che non arrivo a 1,7 kg. E poi ovviamente lo faccio anche per tutti gli altri, non è che butto quelli che rimangono, anzi. Vi consiglio di semplicemente il giorno prima sterilizzare già i barattoli. Noi l'abbiamo fatto dentro con la lavastoviglie. Li abbiamo messi a 65 gradi perché mi hanno detto che dovevo mettere 70. Mi stavo tagliando, ragazze. Però la mia lavastoviglie andava a 65. Quindi potete farlo con la lavastoviglie oppure la mettete a bollire per mezz'oretta in una pentola.
Cosa vi posso dire? Non è che vi posso dire molto, anche perché adesso devo tagliare questi e poi dopo vi faccio vedere i bimbi. Allora ragazze, io ho tagliato tutti i pomodori, cioè sono arrivata a 1007. Adesso ve li faccio vedere e andiamo poi a fare tutto con i bimbi. Adesso vi faccio vedere. Ok, qua ci sono i pomodori. E adesso andiamo a accendere i bimbi. Ok ragazze, vado a mettere tutto quello che ho tagliato qua dentro, così iniziamo a fare la conserva, perché oggi farò solo quello. Ce n'è un bel po', tanto. Ok. So, ho messo la bilancia per vedere quanta differenza c'è dalla bilancia normale del bimbi. Sperando che ci stia tutto, perché ogni tanto succede che non ci sta quello che metto. Speriamo di sì, ragazzi. Oddio. Bisogna incastrare tutto. Ok. Ho messo tutti i pomodori dentro. Andiamo a mettere il coperchio, sperando che ci stia. Ok. E andiamo a fare praticamente a fare un po' di, come si dice, a tagliare, sminuzzare. Quindi un minuto. Velocità 10. Ok ragazzi, ha fatto un rumore tremendo, ballava tutto, quindi poi mi sa che dopo che ho finito qua per farvi vedere poi lo faccio di là, perché era allucinante. Vi faccio vedere com'è venuta la tritando. Aspettate solo un attimino. Ok, facciamo così. Ok, questo è quello che è venuto, adesso andiamo a cuocerlo e vi dico anche per quanto. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere. Andiamo a cuocerlo, non so se vedete, vediamo così. Per 35 minuti, non so se vedete, sinceramente. Ok, 35 minuti. Varoma. E al... velocità 1. Vado solo a prendere il cestello perché me lo sono dimenticata. Ok, ho messo anche il cestello, come potete vedere. Quindi vado ad attivare il tutto. Velocità 1. Ok ragazze, mentre questo cuoce, vado poi a semplicemente lavare un po' di là, che è un casino. E vediamo poi come viene. Appena è tutto fatto, prendo i barattoli e vi faccio vedere anche come fare poi per sterilizzarli, eccetera. Ci vediamo dopo. Allora, ha cotto per 35 giusto, minuti. Ha anche spiantato, quindi è tutto sporco. Dovremmo poi pulire. Mettiamo una cosa qua, sennò ha spiantato e questa è come è venuta. Ok, adesso andiamo a metterla nei nostri vasetti. Ciao, stonante. Ok, bisogna sempre lasciare un po' di bordo. Ok. Ok, questa qua che rimane la usiamo per fare la pasta oggi a pranzo,
No, però se ce ne sta ancora un po'. Ok, chiudiamo un attimino. Così la assaggiamo insieme. Allora, 2 secondi vado a prendere il basilico. Allora, sono andata a prendere il basilico, ne mettiamo qualche fogliolina all'interno così dà un po' di profumo quando noi andiamo poi ad aprirle. Questo qua è quello del nostro, della nostra piantina di là, madonna che calde che sono. E avete visto che ne sono venute 5. E più o meno non so da quanto saranno, però penso che da 500 ne verrebbero 4 o 3 o 4. Quindi andiamo a chiudere ustionandoci, però è meglio così. Aia, questo non è il suo tappo, sa, sì. Andiamo a pulire solo qua che si è sporcato. Andiamo. Ah, brucia. Brucia. Vediamo questo. Assicuratevi che sia tutto ben chiuso. Ok. Poi adesso andiamo a prendere una pentola per metterli a sterilizzare, perché in teoria basta metterli a testa in giù e fanno sottovuoto, però per essere più sicuri facciamo prima a farli andare ancora mezz'oretta in acqua, così almeno loro siamo a posto che siano sterilizzati. Tutto ben chiuso. Okay. Per far sì che non sbattano tra di loro andiamo a mettere gli asciugamani. Così. Adesso andiamo di là e mettiamo un po' di acqua. Ok, andiamo a riempire con acqua. Mi ci vuole un po'. Ok, adesso accendiamo. No, la metto in questa piccola così fa piano piano. Chiudiamo e lasciamo per mezz'ora da quando bolle. Allora, qui c'è un'altra, mi viene a dire infornata, ma non è infornata, un'altra manche, chiamiamola così, no, di... No, manche. C'è un altro giro di conserva. Un altro giro, ecco, giro di conserva. E intanto io sto per mangiare. Qua mancano 11 minuti, di là mancano 5 minuti a finire di bollire e vi faccio vedere la pasta. Eccola qui. Cosa c'è di più bello di mangiare qualcosa fatto in casa proprio? Mario invece non mangia perché non ha ancora fame. Quindi mangio io. E ci vediamo poi dopo che c'è anche un'altra ricetta da farvi vedere, vero? Sì. Dove si vede? Qua. Sì. Saluta. E niente, ci vediamo poi dopo. Allora ragazze, adesso faremo i... le zucchine in carpione. Quindi andiamo a tagliare i nostri zucchini a fettine. Manu ha già tagliato dei pezzettini e io vado a tagliare gli altri, facciamo così per tutto lo zucchino che abbiamo. Adesso questo qua è bello grande, quindi ne usiamo solo uno, però se avete quelli piccoli usatene di più.
Allora, adesso per fare la nostra bagna, cioè il condimento dei nostri, come si chiamano, zucchini, prima di farli friggere, andiamo a tagliare la cipolla, che noi abbiamo lo scalogno, finemente ovviamente, così almeno non dà fastidio. Almeno quello che riesco. Ma non riesco, mi scivola. C'è mano che mi riprende, ma a me scivolano le dita messe a granchio. Bene, andiamo avanti. Tagliamo. Sto per piangere. Sarà, ma io non riesco a fare così, perché a parte che mi scivola. E l'occhio, ma dove mi sta lacrimando? Adesso vado a tagliare anche delle fettine di aglio, così dà un buon gusto aromatizzato. Ok. Allora, adesso andiamo a mettere un po' di olio, giusto per far rosolare un po' la cipolla e l'aglio. Quindi prendiamo quello che abbiamo tagliato prima, mettiamo tutto qua dentro, aiuto, si è attaccato tutto, ok, facciamo andare un attimino, rosolare giusto poco poco, fino all'imbrunire, che si imbruniscano un po'. Allora, adesso andiamo a mettere il vino, non metterò tutto il vino che ho messo in mano perché metto il bicchiere è un po' di più, quindi... Fai vedere prima. Okay. A tempo avevo già fatto vedere. Mettiamo ancora un pochettino. Ne ho lasciato poco poco che berrò io. Poi c'è l'aceto. L'aceto. E infine mezzo d'acqua. E l'acqua. Sono, le dosi sono mezzo bicchiere d'aceto, mezzo bicchiere di vino e mezzo di acqua, giusto? Adesso lasciamo che si restringa un pelino, non troppo. E che evapori anche un po'. Se io lo metterò su quel fornello là. E poi mettiamo l'aceto. Ok, adesso si sta asciugando, quindi andiamo a prendere il nostro aceto. Anche di questo ne metterò meno perché, come vedete, è molto di più di metà. Quindi... ne lasciamo tanto così, facciamo bollire eccetera e poi andiamo a metterci l'acqua e un po' di sale. Adesso prendiamo i nostri profumi dalla nostra, come posso chiamarla? Riserva. La nostra riserva. Sarebbe da pulire. Poi un po' di salvia. Qua purtroppo sta andando un po' male perché fa troppo caldo e quindi anche se la bagniamo tutti i giorni. No, quando è asciutta, non proprio tutti i giorni. Ma praticamente è asciutta tutti i giorni perché fa caldo. Più salvia c'è meglio è. Lo so che più salvia c'è meglio è. Però è piccolina, non è cresciuta molto, non mi piace più. No, questa volta no. Poi prendiamo un po' di rosmarino, ma proprio... ok, prendiamo questo, ok, e un po' di santoreggia, non tantissimo, fa troppo caldo, ok, e due foglie di limonina. Basilico. Allora, noi abbiamo coperto con i coperti un attimino, adesso andiamo ad aggiungere un po' di acqua. Per chi invece adora comunque sentire il gusto dell'aceto e del vino, può anche evitare, ma noi ne aggiungiamo un po'. Non di più, perché sennò poi... Adesso sto mettendo la faccia sopra e mi sta evaporando tutto. Lasciamo andare ancora un attimino, poi spegniamo e nel mentre
facciamo, anzi no, Manu, mi stai ricordando che devo ancora mettere le erbette. Quindi ne mettiamo un po' di basilico con un po' di timo dentro. Ne mettiamo lì. Un po' di alloro, cioè quello che avete visto che abbiamo preso prima. Un po' di limonina, santoreggia. Limonina solo una foglia, sennò si sente poi troppo. Salvia. E cosa ne abbiamo messe? Due? Sì. Vabbè, togliamone una. Mettiamo tutto quello che abbiamo preso. Voi ovviamente mettete quello che avete. Ok ragazzi, aggiungiamo anche un po' di sale, sennò poi diventa troppo acetoso, diciamo. Ok, giriamo un pochettino e poi andiamo a spegnere, così rimane lì e non si asciuga troppo. Allora, adesso che abbiamo tagliato le nostre zucchine, andiamo a friggerle. Si può anche mettere sulla piastra, ma noi le facciamo così fritte. Non ho messo tantissimo olio. Adesso prendo un piatto, così le mettiamo poi. Ok ragazzi, adesso facciamo friggere. Ho già buttato giù qualche cosa. Tanto che sbrinca. Le dobbiamo anche girare. La cosa che non mi piace del friggere è proprio questa, che sgrincia, è un bel casino. Allora, iniziamo a togliere quelle che vediamo che sono già bruciacchiate, onde evitare che si brucino. Sarete della carta da un asciugatutto, usatela. Io non ce l'ho, quindi non le asciugo. Cerco di scolarle un po'. Facciamo uno strato. Uno stratino, questa qua è pronta. Vi faccio vedere solo il primo strato e poi dopo ve lo faccio vedere finito, perché sennò è un po' lungo. È un po' lungo, sbrincia dappertutto e non va bene. Prendiamo un po' del nostro sughetto e lo mettiamo un po' sulle nostre fettine. Poi ovviamente quando andrete a mettere tutto sopra si bagnerà bene bene. Comunque procediamo così per ogni strato. Ok ragazze, qui c'è tutto il nostro zucchino, ho messo anche tutta la bagnetta che abbiamo fatto e quindi aspettiamo che si raffreddi, così stasera mangiamo queste. E qua invece ci sono tutte le burnie che sono venute. Queste sono quelle che ho già fatto bollire, queste le devo ancora far bollire. E calcolate che con 4 kg e mezzo di pomodori sono venuti 11 barattoli. E niente, io spero che vi piacciono queste ricette e ora andiamo a fare un giro, credo. Fa caldo, ci vediamo poi dopo. Buongiorno ragazze, oggi sono 2 giorni dopo dal video che avete visto e lo sono riuscita a montare solo adesso, quindi abbiate pazienza, voi lo vedrete comunque domenica. Io sono qua sul divano, vicino a me c'è Manuel, ma non lo riprendo per il semplice motivo che è senza maglietta, caldo, e siccome già ci sono stati un po' di casini perché si vede magari qualcosa che può dar fastidio, evitiamo. Però c'è, vero? Saluta. Voce, la voce. Ciao, ciao. Quindi, volevo fare questo pezzo per salutarvi, dirvi che... una cosina che Manuel mi prende in giro, perché nel video quando l'olio sta, come si può dire, frigge che comunque ci sono gli schizzi, io ho detto sbrincia e mi ha detto che questo è una parola più che altro piemontese,
Io sono piemontese, anche se non lo parlo perché non lo parlo, ma comunque certe parole le ho prese dai miei genitori, quindi è normale. Comunque sbrincio vuol dire quello. Quindi ve lo dico, almeno lo sapete, anche se credo che comunque tutti lo sappiano, credo. Comunque, io ho qua i capelli un po' bagnati perché mi sono lavata i capelli. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Abbiamo fatto insieme la conserva di pomodoro e i zucchini in, come si chiama? Carpione, non mi Carpione. veniva in mente il carpione. Quindi spero che vi siano piaciute queste due ricettine. Fatemi sapere se vi sono piaciute. Se volete altri video del genere, cioè di queste cose qua. E presto ci saranno altri video, altri vlog. Adesso vediamo se iniziano uno oggi, non lo so, vediamo. E niente, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, attivate la campanellina su tutte perché sennò non vi arrivano i nostri le nostre notifiche. Stavo guardando cosa stavo facendo male. E niente, se non siete iscritti, iscrivetevi. Perché comunque ci saranno Scusate. un po' di cambiamenti. E stavo usando scivolare, ho fatto un video mentre parlavo e si è sentito. Quindi iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Io vi mando un grosso bacione a tutti quanti e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! I wish that I could find a face that I